ho visto delle foto sulla culla ancora con la pallina e ho anche visto un video in cui mio papà mi obbligava a calciare coi piedi quando io volevo prenderla con le mani, quindi è mio papà quello che mi ha dato la passione, diciamo. Arianna Catuzzo, 17 anni, centrocampista centrale. Vengo da Cavaggio del Tomba, in provincia di Treviso. Sono nel Padova da 3 anni circa. Prima giocavo coi maschi nel mio paese. Mi ha scoperto mister Adriano perché stavamo facendo un torneo a Vittorio Veneto e eravamo contro il Padova in finale, io ero coi Laghi, e mi ha chiesto se giocavo coi Laghi, gli ho detto di no e gli ho detto che giocavo coi maschi e allora è venuto a cercarmi, diciamo, a casa. Beh, ancora non pensavo a una squadra femminile perché mi piaceva giocare coi maschi e cioè pensavo di poter giocare coi maschi ancora per molto, però diciamo che è stato un buon incontro e mi ha fatto aprire ad altri mondi, che è quello del calcio femminile. Mi ispiro principalmente a Marchisio o Vidal perché secondo me hanno il mio stesso modo di giocare e anche la grinta che ho anche io. Beh, il mio punto di forza è sicuramente la grinta che metto in campo, anche trasmessa dai maschi, e mentre il punto debole, diciamo, è un po' l'autocontrollo, diciamo che faccio dei blackout durante la partita, magari perché sbaglio dei passaggi, butto giù un po' e serve l'aiuto di qualche compagna per rientrare. All'inizio, quando ho iniziato a giocare a calcio con i maschi, diciamo che ero molto appartata, poiché i maschi dicevano è una ragazza, non la vogliamo, poi alla fine hanno accettato anche il fatto che può essere anche una ragazza che riesce a giocare a calcio come loro, diciamo. Sì, beh, sicuro ci vuole volontà perché tante volte ti dicono magari non è lo sport per te, però diciamo che se è la tua passione si va avanti sempre anche sotto i pregiudizi degli altri. Il calcio è la prima cosa a cui penso, diciamo, prima anche della scuola, diciamo, anche se non è la cosa che piace ai miei genitori, però è proprio la mia passione da quando sono piccola. La compagna più casinista secondo me è la Marianna Fabruccio, soprattutto perché con le sue battute o comunque ride sempre durante gli allenamenti e non è mai seria, diciamo. Quando il mister ha messo una serie di coneti, diciamo, e la Givi, la Marianna Fabruccio, insomma, si è buttata sopra i conetti così per scherzare, e allora tutte siamo scoppiate a ridere perché è proprio fuori come ragazza. La più seria secondo me è Sara Amidei, oltre anche al capitano Alessia Mazzucato, che ovviamente deve essere seria e portare serietà nel gruppo. È la più forte secondo me il capitano Alessia Mazzucato, perché oltre alle doti fisiche che servono al calcio ha anche molto autocontrollo e riesce anche a gestire le compagne e a tirarti su di morale durante le partite. Beh, la più simpatica secondo me è Margherita Giubilato perché gioco con lei da 3 anni e comunque sono molto legata e riesco anche a confrontarmi con lei su vari argomenti. Quest'anno punto 8 gol perché ho fatto un discorso con mio papà e il primo anno che ero qui a Padova ho fatto 8 gol in tutto, mentre il secondo 21, quindi cerco di ripetere il primo poiché è il primo anno in prima squadra e il prossimo anno cercherò di farne 21. Il gol più bello per me è la domenica contro il Virtus, quello che ho tirato da fuori area, che è andato quasi sotto l'incrocio. Io studio, sono al liceo scientifico e sono nel terzo anno. Come hobby di solito vado in moto, che ho fatto il patentino 125 e cioè, mi piace molto andare in moto perché è proprio sentirsi libera. Il mio sogno fin da piccola è di arrivare in nazionale, però questo traguardo è tanto difficile, però ci si prova poi punto magari ad arrivare in Serie A o andare all'estero. Penso che tutte dentro lo spogliatoio sperano di arrivare in Serie A. Ci proviamo, poi ci aspettiamo di arrivare almeno tra i primi 5 posti della classifica. Il campionato è ancora lungo, siamo a 4 punti dalla prima e se le vinciamo tutte contro le prime 3 possiamo benissimo farcela. Beh, saluto tutte le mie compagne e anche mio papà, che sicuramente devo ringraziare per questa passione che mi ha trasmesso.